cerchiamo di uscire magari appunto solo da un discorso retorico, ma cerchiamo, quello che la CGIL ha cercato di fare è stato quello di ricostruire la storia di questi due partigiani, Gaudenzio Anselmo e Luigi Longhi, facevano parte di un gruppo, chiamano Squadra di Azione Patriottica, che lavorava all'interno della Tirmo, di cui facevano parte anche Franco Bolsi, che è ancora vivo, Luigi Corsini e Renato Capitanini. Quindi cinque ragazzi che all'indomani dell'occupazione tedesca, quasi tutti provenienti da famiglie di tradizione antifascista, come la famiglia Longhi, come tutti conosciamo bene, scelgono appunto di agire per lottare contro, sia contro chi ha occupato militarmente la nostra città e l'Italia, sia contro il nuovo volto del fascismo, cioè la Repubblica Sociale Italiana. E lottano sabotando le linee telefoniche, e questo ci dà l'idea di quanto fosse importante che accanto alla resistenza armata, alla lotta armata, ci fossero tutte quelle forme di obiezione di coscienza e quindi di resistenza civile fondamentali, soprattutto non solo in montagna ma anche in città, dove era veramente difficile agire, perché se noi pensiamo a questa via, che all'epoca si chiamava via Walter Branchi, dall'agosto del 1944 ospita purtroppo la sede della Brigata Nera, ed è una via appunto tristemente famosa per questo. Quindi ogni luogo, diciamo così, Anselmo, Gaudenzio e Luigi Longhi fanno parte di quella geografia dell'opposizione che gli storici stanno cercando di ricostruire anche dentro alla nostra città. Quindi si sabotava, si lavorava contro i tedeschi e i fascisti nelle fabbriche, negli uffici e poi chiaramente con la lotta armata. E sono stati sfortunati, e quello che ci fa capire come fosse in effetti la Seconda Guerra Mondiale una guerra totale è stato proprio il fatto che sono stati arrestati per una delazione. Era all'ordine del giorno, c'era da stare veramente molto attenti, e vengono portati alla sede della polizia politica dell'SD tedesca in Palazzo Rolli, e da lì purtroppo solo due dei quattro arrestati si salveranno. Portati nel campo di concentramento di Dachau, giovanissimi ventenni, sia Luigi che Gaudenzio non ce la fanno. Voi sapete che si arrivava all'annichilimento, no? All'annientamento della persona. Quindi oggi ricordare significa anche finalmente avere ricostruito questa piccola microstoria che rientra nella storia del movimento clandestino nella nostra città. Sono passati tanti anni, a Parma, come tantissime altre città italiane, paga un ritardo forte, perché certe ricerche sono iniziate solo negli anni 90, però noi siamo molto contenti davvero di poter avere dato non solo un nome e un cognome, ma anche una storia, quindi ricostruire la storia di questi ragazzi. Grazie Brunella.